Noi a Zonil abbiamo una cantina che abbiamo sempre tenuto, adesso la teniamo meno, la gente è un prodotto che tende insomma a non richiedere praticamente più. Voi lo bevete il vino Zonin? Qui no, qui non si vende perché il cliente lo chiede, di conseguenza se è di Zonino lo beve. Milioni di euro di profitti nel 2016. L'azienda vitivinicola della famiglia Zonin gode di ottima salute, nonostante il boicottaggio di tanti vicentini. Tanti sono i risparmiatori di quella popolare di Vicenza, di cui il capostipite della famiglia, Gianni Zonin, è stato presidente per 19 anni, fino al recente crack. Ho 51 anni e sono uno degli azionisti, tra virgolette, bidonati della Banca Popolare di Vicenza. Io in totale ho perso 70.000 euro. Siamo nella provincia di Vicenza, dove c'è il quartier generale del gruppo. L'anno scorso il cavaliere ha ceduto la quasi totalità del suo patrimonio a moglie e figli, che già da anni avevano ruoli dirigenziali nell'attività di famiglia. Per cui noi siamo preoccupati anche del fatto che se un domani dovessimo anche aver ragione, chi paga, visto che lui proprietà non ne ha più? Questa è la sede dell'associazione Noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza, che conta circa 1.700 soci ed è un continuo via vai di nuovi aderenti, anche a distanza di ormai 2 anni dalla svalutazione delle azioni. Per noi il fatto che Zonin si sia spogliato dei suoi beni è l'ennesimo schiaffo di una vicenda che fino ad oggi ci ha visto vittime dall'inizio alla fine. Gianni Zonin è accusato di aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza, false informazioni secondo la procura per far salire il prezzo delle azioni. Beh, questo è il primo interrogatorio dove lui dichiara che come bene patrimoniale ha solo azioni di Banca Popolare e quote di Badia SRL, che è sempre una società che fa capo alla sua famiglia. Adesso noi dell'associazione ci costituiremo parte civile nel processo penale per chiedere la revocatoria per i beni che sono stati intestati ai familiari da parte del cavaliere. E ora non resta che aspettare il processo. Noi abbiamo chiesto un'intervista ai legali di Zonin, non l'abbiamo ottenuta, ma ci hanno risposto che hanno piena fiducia nel lavoro della magistratura.